Ciao a tutti ragazzi e buon sabato. Oggi video unboxing Degusta Box. Come già vi dissi, so che questo video mi fa fare miliardi, però ci sono quelle poche affezionate che li guardano con piacere e si fanno due risate, quindi continuo a farlo finché ne ho voglia. Per chi non sapesse che cos'è la Degusta Box, non mi sto a dilungare, guardate i video precedenti a riguardo. È una box mensile che arriva piena di cibo. Vi lascio il link qui sotto per averla scontata. Io non ci guadagno soldi col link. Il mese scorso fu abbastanza deludente, se vi ricordate. Non solo per il contenuto in sé, ma perché l'azienda la descrisse come una box natalizia e di natalizio non c'era neanche boh, un pack col colore rosso, cioè niente, niente, di natalizio zero. E questo mese vedremo com'è. Apriamo. Già quel po' che vedo così superficialmente non mi dispiace. Allora, iniziamo. Primo prodotto. Pâte brioche, panini al cioccolato con barretta al latte. Not bad, not bad. Anche se dando una prima occhiata, mi sa che l'unico prodotto calorico e gustoso è questo. Costano 1,99 euro l'uno ed hanno al centro praticamente una barretta di cioccolato, senza olio di palma e senza conservanti e coloranti. E anche se mi sa che questi un po' di tempo fa avevo già assaggiati ed erano buoni. Poi questi. Mulino bianco, spighe integrali, dietro c'è scritto confezione omaggio. Un regalo per te, le nuove spighe integrali nascono da un menù di poche selezioni di ingredienti, senza aggiunta di lievito e olio di palma. Sono praticamente cracker, 24 grammi, è una bustina, sono sprecati, però credo che questo sia un prodotto aggiunto. Poi, Limmi, 1,80 euro. Succo di limone Limmi è una vera e propria spremuta di bontà. Una bottiglia contiene 1 chilo di migliori limoni siciliani selezionati, raccolti e subito spremuti. Se non erro, succhi di limone, non mi ricordo se la marca era la stessa. Però se non erro, succo di limone dalla Degusta Box negli anni passati, mesi passati, già è uscito. Io ho due alberi di limone in giardino, quindi capite bene che siamo pieni di arance, mandarini, agrumi in generale. Però comunque da tenere in frigo, se magari ti scocci e sera piove e fa freddo di andare a prendere un limone fresco, ci può stare e soprattutto per chi non ha piante di limoni è comunque una roba utile. Poi queste buste, bustine. Se ve l'ho detto il succo di limone costa 1,80 euro. Poi tè in fre, è buono qui, 3,49 euro stiga. Per del tè classico deteinato. Io non sono un'estimatrice del tè, preferisco le tisane. Omar però ama il tè, ma non so se quello deteinato gli possa interessare. In casa mia nessuno beve tè. Tisane varie sì, ma il tè proprio no. Siamo più caffè o caffettaioli. Bisogna vedere Omar, però ripeto, e questa è la versione deteinata, quindi non so quanto possa piacere. Costa anche un bel po', 3,49. C'è scritto antiossidante. Questo per me. Praticamente possono tenerseli perché ok, viva la magrezza, abbasso la cellulite, abbasso il grasso, abbasso gli zuccheri, però la stevia, cioè preferisco prendere piuttosto le robe amare piuttosto che metterci la stevia dentro. Questa è di Eridania, Truvia, costa 3,39 euro e bastano due gocce di dolcificano con un cucchiaino di zucchero, qui dice. Il dolcificante liquido a 0 calorie estratto dalla foglia della stevia. Ce la posso fare. La stevia, i dolcificanti vari che non siano zucchero, a parte quello di canna, non ce la posso fare. Veramente preferisco prendere le robe amare perché cambiano il gusto delle cose. Però mia mamma, visto che sti cosi ogni tanto li compra, vedrò se darlo a lei, se lei lo usa perché. Ma c'è questo scatolo bianco. Oh, ma che carini! Una tazza, ups, una tazza all'interno dell'Eridania. C'è scritto Eridania Moments. Forse questa è la maglia di Natale, almeno era rossa, ma è questo box di Natale. Vabbè, siamo pieni di tazze, ma una tazza in più non fa mai male. Vediamo qui cosa c'è. Oh, Valfrutta, la natura di prima mano. Valfrutta, 3,39 euro. È uscita questa. Ma confettura, potevano capitare 6 gusti diversi, a me è capitato ciliegia, rabarbaro e carota nera. Si chiama 100% veggie, 30% di verdura, solo zuccheri di frutta e verdura.
da spalmare senza zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti, insomma, anche come al solito questa degusta box è sempre carrete approved. Beh, devo dire che particolare, quantomeno. Se vi ricordate, nell'ultima degusta box era uscita la confettura di agrumi, che non piace a nessuno, l'ho utilizzata, però sapientemente davvero a Natale che avevo fatto un antipasto di formaggi, ho messo il miele e la confettura di agrumi, un po' è andata via, spalmata su, sui formaggi. Questa è improponibile come gusto, cioè la sera o è buonissima o fa cagare. E gli altri gusti, insomma, non lo so, vedo albicocca, pesca, frutti rossi come frutto base e più altre robe stranine come questa. Qui la ciliegia di base, la ciliegia non la tollero, però che vi devo dire. Poi cameo 1,99 euro, il dolce tradizionale americano sulla tavola di pochi passi con il preparato di pancake cameo. Ti basta aggiungere uova e latte e il preparato. Tutto, cos'è, farina qui dentro, se aggiungere uova e latte, devo aggiungere tutto praticamente. Benissimo, cioè c'è solo praticamente il lievito e la farina e te lo fanno pagare 1,99 euro. Ma stega, ma chi se ne compra stega? È una presa in giro, raga. Cioè, cosa c'è qui dentro? Farina di grano tenero, zucchero, agenti lievitanti, sale e aroma naturale. Prendi un pacco di farina di 50 centesimi, un chilo, eppure tanto forse. Ci fai 3.000 cose più i pancake. Cioè, ma proprio per sfilare i soldi alla gente. La gente non ci arriva e dice, ah, che figo, poi arriva a casa, devi aggiungere uova e latte, va bene. Cioè, per carità, carina, buoni pancake, però. Questa carta. Ah, giustamente ci hanno messo anche il latte Zimille. Il latte Zimille lo usa mia mamma per mio fratello, ad alta digeribilità. Questa è la versione bio con un solo per cento di grassi, che costa 1,89 euro. Il latte Zimille costa un sacco di soldi in effetti, però saranno contenti loro. Io il latte Zimille ad alta digeribilità non lo tollero, perché da ignorante non so se ce li aggiungono loro o se è proprio un gusto normale, ma sembra dolcissimo il latte Zimilla ad alta leggibilità. Però per farci pancake ci può stare. Ah, misura, vediamo, carte e cartine. Misura, ne sono usciti due. Dove sono qui? Oh mio Dio. Ah, costano 2,89 euro per due. Quindi, ah, ok, qui hanno mandato due gusti differenti, però solitamente le confezioni che vendono da due sono di un unico gusto. Quindi due di questi dello stesso gusto costano 2,89 euro. Sono 200 ml l'uno e sono 100% frutta e verdura con spezie. Sono, allora, con me mi sono capitati ananas, mela, finocchio, cetriolo e curcuma e arancia, carota, mango, zucca e zenzero. Questo mi ispira parecchio. L'ananas non mi piace tanto. E appunto, carini. Sono proprio questi super bio, eco bio, Carlita approved. Sono presenti tre mix di ingredienti che apportano naturalmente benefici nutrizionali con gli zuccheri della frutta e verdura e senza aromi e conservanti. L'altro che poteva capitare come gusto aveva la cannella all'interno. E quindi meglio così, perché io non sopporto la cannella, solo in rari casi. Quindi sì. Carini, ci piace, certo, era meglio una bella cioccolata calda, però ci può stare. Ultimi due prodotti, aia, aia, questo è aperto, non so se si sono rubati dentro qualche Mister Day, comunque. Muffin Mister Day, semplice bontà, questi qua. Avrei anche qui preferito i classici al cioccolato, però insomma tutto a posto, non sembra male. Queste degusta box costano 2,79 euro sti cani. Muffin integrale con ripieno e frutti rossi di Mister Day. Nasce per garantire il gusto equilibrato tra golosità e benessere. Farina 100% integrale. Ma devono essere buoni. Mister Day è un'ottima marca se fai tra i muffin più buoni di sempre. Quindi costano anche un po', tra l'altro, 79. Quindi vi farò sapere come li gusto. Meno 50% di zucchero. Fine. Monviso. Biscotto salute. Buono come biscotto, leggero come una fetta. Beh, sono fette biscottate. Il pacco è da 300 grammi, hanno praticamente questi pezzettini di mirtilli dentro, i frutti rossi li tollero solo in poche cose, tipo questa è una di quelle robe che mi fa vomitare solo a guardarla, non so perché i mirtilli in certe consistenze mi fanno venire da sboccare. Costano 2,69 euro, dolcezza e freschezza sono le caratteristiche principali del nuovo biscotto salute Mirtillo Bonviso, 100% vegetale senza olio di palma, ideale anche se consumati da sole. Le fette biscottate classiche della Monviso secondo me sono tra le più buone. Queste non lo so. Se per questo video è tutto. Sì, perché poi ci sono
è uscito come al solito 3000 dépliant bar. C'è anche un buono da 1 euro per comprare la linea Tenfre, 1 euro di buono. E ci vediamo domani, domenica, con un nuovo video chiacchiericcio. Una vita che non faccio un video chiacchiericcio, sono 2 mesi che non faccio un video chiacchiericcio, e vi parlo dell'inizio dell'accademia, stati d'animo, cosa farò, visto che su Instagram ogni giorno, anche su YouTube, su tutti i video mi chiedete ma è iniziato, benché io l'abbia già detto 1000 volte che iniziavo il 21 gennaio. Farò un recap, quindi, così che ci sarà un video e nessuno me lo viene a chiedere più. Vi auguro un buon weekend.